A Satriano il quorum non è stato raggiunto, di 1.357 voti bisognava convincere 2.326, che corrisponde al 50% più uno dei voti. Insieme ad Alessandro Catalano della ex lista Satriamo, quella ricusata, ecco, voi vi siete espressi nella prima uscita pubblica dopo i fatti della ricusazione dicendo che vi sareste astenuti dal voto. Siete stati però anche accusati dalla lista Alba per Satriano di boicottare il voto. Che cosa vuole dire alla luce di questi fatti e di questi risultati? Sì, intanto era ormai chiaro che il quorum non si sarebbe raggiunto, perché con le liste degli elettori che sono, come dire, oltre ai residenti ci sono anche gli iscritti all'AIRE, il numero degli aventi diritto cresce vertiginosamente, per cui i dati sono quelli che ha appena detto. È chiaro che noi ci siamo espressi per il non voto, per l'astensione, perché abbiamo dato delle motivazioni in un documento in cui dicevamo che ritenevamo ingiusta l'esclusione della nostra lista tra le motivazioni e ritenevamo che una sola squadra non potesse gareggiare, per gareggiare democraticamente bisogna essere almeno in due. Ritenevamo che quello che abbiamo detto all'inizio rispetto all'incompatibilità rimaneva, per cui non avremmo mai potuto dire a un nostro elettore, a una persona che si era espressa di voler votare per la nostra lista, per il nostro movimento, di andare a votare adesso per l'avversario. Saremmo stati incoerenti, per cui abbiamo mantenuto la linea dell'astensione, anche se abbiamo detto a molti cittadini, lo abbiamo detto in maniera pubblica, che chi comunque riteneva di dover recarsi comunque alle urne doveva sentirsi libero di farlo tranquillamente. Adesso aspettiamo di sapere se questo dato, 1.357, corrisponde a voti tutti che indicano la X sulla lista Alba. Aspettiamo di sapere quante nulle e quante bianche ci sono per avere un dato politico, diciamo. È chiaro che adesso inizia una nuova fase, che sarà la fase commissariale. Come forza politica continueremo ad essere in campo e ad essere vicino alle istituzioni. In questo momento le istituzioni si chiameranno commissario e noi in maniera responsabile saremo a disposizione anche del commissario. Ecco, lei pensa di ricandidarsi? Noi andremo alle elezioni del prossimo anno, ripartiamo da dove ci siamo lasciati, per cui io guiderò la lista che il prossimo anno si presenterà alle elezioni con il simbolo Satriamo. Sulla scorta di questa campagna elettorale dai toni molto duri e molto accesi, la prossima campagna elettorale come penserà di impostarla? Io mi auguro che questa campagna elettorale faccia scuola, lo dico soprattutto prima a me stesso, l'ho detto ai miei in una riunione l'altro ieri, e mi auguro che anche dall'altra parte questa cosa faccia riflettere. I toni accesi, le offese personali, i personalismi, le famiglie devono rimanere fuori dalla campagna elettorale. Mi auguro veramente che questa tornata abbia fatto lezione, che nella prossima tornata quello che non ci deve essere è proprio questo. Anche lezioni di sviste? Lezioni di sviste anche, perché è chiaro che a tutto quell'elettorato che questa cosa non l'ha digerita e non l'ha capita, io in primis, ma i miei amici, lo ha fatto già il segretario, dobbiamo solamente chiedere scusa. Queste cose non devono succedere assolutamente, per cui anche la lezione sulla svista secondo me deve essere una lezione chiara. Nelle prossime occasioni bisogna essere presenti ed evitare di sbagliare laddove l'errore c'è stato. Satriano ha vinto, qualcuno dall'altra parte lo dubitava e l'incipit del lungo post pubblicato sulla pagina Facebook di Alba per Satriano lista che non è riuscita a sconfiggere il nemico chiamato quorum. Alla luce di questi risultati cosa vogliamo dire? Beh, innanzitutto che Satriano ha vinto, abbiamo avuto un riscontro positivo soprattutto nel Satriano centro storico. Il quorum era uno scoglio, difficile da raggiungere, quasi impossibile. Sì, un'impresa molto ardua. Ora aspettiamo lo spoglio, ma 1.357, è un risultato fantastico. I due terzi dei votanti, mi pare una vittoria per Satriano, sicuramente. Stranamente, a valle della ricusazione c'è stata una campagna molto più
pesante, molto più come dire, fatta casa per casa, per il non voto. Neanche in modo elegante avrebbero potuto dire di andare al mare visto il bel tempo. Noi saremo naturalmente molto attenti anche al commissario che verrà, e saremo un po' un governo come dire, che sarà vicino al commissario per le esigenze di questa comunità, e ce ne stanno tante, ci sono tante cose da fare. Quindi andrete avanti in questo anno, voi continuerete con il vostro lavoro che avevate comunque intrapreso durante la campagna elettorale, e poi la domanda successiva è se pensa di ricandidarsi ovviamente alle prossime elezioni, che saranno da qui a breve, a questo punto, da qui ad un anno. Sì, qualcuno ha detto che io non ci sarò più, e quindi non so quale fosse il loro, come dire, quello che auspicano. Io ci sarò, e ci sarà con me tutta la squadra, al completo. Una campagna elettorale che verrà ricordata per la svista. Noi siamo stati molto attenti nel presentare le liste, nel controllare i documenti. Noi cosiddetti inesperti, è la prima volta, quindi non lo so. E il fatto della svista sicuramente ci ha danneggiati molto. Ma ha danneggiato la cittadinanza, la comunità di Satriano sicuramente. Perché ovviamente voi avreste voluto la lista in campo proprio per combattere sul campo. Noi ci siamo costituiti al TAR affinché la lista Satriano fosse riammessa. Abbiamo fatto di tutto, ma probabilmente quell'errore era insanabile, quindi non è stato possibile riammettere la lista Satriano.